Buongiorno weekend! Benvenuti all'appuntamento del fine settimana targato Cusano Italia TV. Che meraviglia! Buon sabato 27 aprile. Sono le 9 in punto e quindi siamo prontissimi per iniziare questo fine settimana coloratissimo, ovviamente in nostra compagnia. E in vostra compagnia che cosa state facendo? Che cosa farete in questo weekend? Scrivetecelo al 342-627-5717. Ormai conoscete a memoria questo numero di telefono e in effetti già ci scrivono addirittura dalla Turchia. Oggi è arrivato un messaggio: buongiorno weekend dalla Turchia, quindi ciao, grazie per seguirci anche così da così lontano. E ovviamente anche Gigi: buongiorno Miss Martina, ti seguo anche stamattina, grazie Gigi da Genova per il tuo affetto, grazie a voi tutti. Ormai sta diventando una piccola grande famiglia quella di Buongiorno Weekend e quindi ringrazio anche tutti coloro che sono dietro le quinte ad aiutarmi ad andare in onda. Senza di loro non potremmo fare nulla e quindi proprio qui dietro alla telecamera che state vedendo c'è Ivano, poi alla regia Lorenzo Fantini e oggi in aiuto Graziano Talone. Quindi grazie per la vostra amicizia e per la vostra professionalità. Iniziamo la puntata che sarà ricchissima, piena di persone, ma soprattutto di argomenti diversi ma forse allo stesso tempo molto molto simili. Iniziamo subito col spiegarvi che in effetti parliamo di benessere, ovviamente, a Buongiorno Weekend, e quindi parliamo di osteopatia. Lo faremo con Matteo Scura, osteopata, che proprio oggi ci parlerà della lombalgia. Capiremo che cosa è e soprattutto perché affidarsi a un osteopata può farci bene, può risollevarci da questo dolore che è molto fastidioso e tutti quanti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita. Parleremo proprio con lui, proprio qui in studio, tra pochissimo. Seconda parte di Buongiorno Weekend dedicata alla didattica, metadidattica, che è un progetto fortemente voluto e ideato da Alberto De Panfilis. Lui è formatore e coach e ha creato questa metadidattica, ovvero gli insegnamenti del coaching applicati alla didattica scolastica. Capiremo in che modo può aiutare studenti, ma soprattutto professori, ad affrontare quello che è un momento importantissimo della nostra vita, quindi la formazione. Terza parte del Buongiorno Weekend è sabato e quindi ci prendiamo giusto un caffè con Mario De Lillo, attore, influencer, conosciuto da tutti per il suo Arte Povera. Sarà qui in studio con noi a parlare della sua carriera e di che cosa voglia dire effettivamente Arte Povera. Secondo lui è un grandissimo attore, lo scopriremo proprio qui dal vivo. Buongiorno Weekend. Concludiamo dall'arte povera a quella invece vera, quella grande, di Cristina di Svezia, grazie alle parole di Anna Rosa Mattei. Lei ha scritto questo libro su questa personalità unica, la regina Cristina di Svezia, una regina senza regno ma in realtà che amava la libertà. Ne parleremo proprio qui a Buongiorno Weekend in presenza con Anna Rosa Mattei. Tutto questo e molto di più grazie ovviamente a voi e al vostro affetto, quindi continuate a scrivere al 342-627-5717 e usate questo numero di telefono anche per interagire con gli ospiti della puntata di Buongiorno Weekend. Quindi potete fare le vostre domande anche agli ospiti che saranno qui con noi, come il dottor Matteo Scura, a cui do il benvenuto. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Ciao, piacere. Piacere Matteo. Benvenuto. Prego, grazie. Accomodati qui su questi divanetti comodi, non so se fanno bene alla schiena, ma ne parleremo, lo capiremo. Intanto grazie per essere qui con noi a Buongiorno Weekend, per me è davvero un piacere accoglierti in questo salotto del fine settimana. Allora Matteo, osteopata, sì. Però la domanda sorge spontanea: perché hai deciso di diventare osteopata? Quando hai deciso di diventare osteopata? Perché mi fa piacere sempre parlare di ciò che c'è prima del professionista. Ovviamente ognuno di noi ha una storia, un bagaglio di esperienze, un bagaglio culturale, professionale. Quindi come sei diventato osteopata? Allora, il mio percorso inizia 13 anni fa, 14 anni fa, quando avevo dei problemi io stesso a livello muscolo-scheletrico e facevo fatica a risolverlo con quelle che erano le classiche terapie. E a quei tempi studiavo scienze motorie, quindi già avevo un percorso formativo. Incontrando il primo osteopata che poi diventerà il mio professore, riesco a capire quella che è l'importanza della visione olistica che mi proponeva l'osteopatia.
Da lì inizio il mio percorso formativo che segue i successivi 6 anni e piano piano è stato un crescendo di interesse per la professione, fino a quando conclusi i studi non ho iniziato con la mia attività da libero professionista. Quindi è bello capire come appunto da un problema personale hai capito che qualcosa poteva far parte della tua vita, oltre al togliere diciamo questo problema personale, hai detto no, senti, io voglio prenderne atto di tutto questo, studiarlo, amplificarlo e poter far stare bene le altre persone. Quindi è stata un po' una missione, una vocazione quasi che è arrivata. Diciamo sì, è stata un percepire quello che poi è una delle basi dell'osteopatia, un percepire qualcosa di diverso rispetto a quello che invece era stato proposto fino a quel momento e vedere che come lavorare zone distanti dal problema potesse comunque generare un benessere. E da lì, frequentando, vedendo quelle che erano le tecniche, la filosofia di approccio osteopatico, è nato sempre di più un amore per la professione. In effetti il termine olistico che hai usato poco fa fa capire bene come l'osteopatia serva per tanti aspetti della nostra vita, ma soprattutto ci sia un approccio completo che guarda la persona in maniera completa, 360 gradi. Forse anche questo che ti ha appassionato? Sì, perché diciamo l'individuo viene valutato in tutta la sua interezza, viene data molta importanza a quello che è l'aspetto psicosociale della problematica. E Andrew Taylor Steele, il fondatore dell'osteopatia, diceva che eravamo un'unica unità, mente, corpo, spirito, e in qualsiasi delle parti ci fosse una disfunzione si ripercuoteva su tutto il sistema. Questa visione così importante, che sembrava passata negli anni precedenti, ad oggi ritrova molto riscontro in quello che è la valutazione globale osteopatica che viene fatta del paziente. È molto molto interessante perché lo diciamo spesso, ma poche volte lo mettiamo in pratica. Effettivamente il nostro equilibrio dovrebbe essere totale, appunto mente, corpo e fisico, e invece alcune volte, alcuni momenti della vita prendiamo sul serio solo certi aspetti. Diciamo che uno stile di vita che purtroppo è moderno ci porta ad avere una visione più materiale di quella che è la realtà, la vita stessa anche dell'uomo, e questo ci porta purtroppo poi a trascurare tutti quegli aspetti che sotto sotto lavorano sia dal punto di vista mentale ma soprattutto fisico. Molte delle problematiche che possiamo riscontrare dei pazienti hanno sì una base meccanica, ma vengono esacerbate o si presentano nei momenti in cui c'è anche una difficoltà emotiva di fondo, e che è il classico stress che tutti quanti noi possiamo avere durante le giornate, che se non ascoltato, se lasciato andare, può causare delle situazioni che poi a lungo termine diventano una base importante su cui si poggia il dolore e la percezione stessa del dolore. È molto molto vero quello che dici, perché ovviamente tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato qualche dolore, qualche fastidio a livello fisico, combinato sicuramente con dei problemi. Alcune volte diciamo mamma mia, è tutto in questo momento, tutto insieme, i problemi vengono tutti insieme, in realtà forse proprio perché sono collegati. Diciamo che in uno stato di benessere mentale, di facilitazione e di serenità, un dolore diventa trascurabile. Quando invece siamo in un momento di agitazione generale, anche il piccolo dolore può diventare qualcosa di veramente importante. E questo è un aspetto che va considerato sempre quando si prende in carico un paziente e va fatto presente al paziente, perché tante volte proprio per questo aspetto emotivo si tende a esacerbare la problematica, a dover intervenire in maniera importante con abuso di farmaci e con altre condizioni. Questo esula tutto quello che poi riguarda il patologico, ma nella maggior parte delle volte abbiamo delle problematiche che vengono definite lombalgia specifiche, che non c'è una causa reale patologica che le generano, e molto spesso queste sono causate proprio da un aspetto di serenità e di rapporto psicoemotivo che ha il paziente in quel momento. Ecco, hai perfettamente introdotto l'argomento. Lombalgia, in termini non medici, che cos'è? In termini non medici, per lombalgia intendiamo tutti quei dolori che vanno ad affliggere il rachide nel tratto lombare.
Queste lombalgie, come dicevo poc'anzi, possono avere delle cause meccaniche, patologiche, come ad esempio la classica ernia discale o la classica protusione, che sono delle vere e proprie modificazioni dello stato strutturale della vertebra e possono portare quindi una compressione del nervo, o possono essere delle lombalgie specifiche, cioè che non hanno una condizione rilevata da immagini diagnostiche o da test. E molto spesso queste sono causate appunto o da una situazione di stress emotivo, ma alla base si nasconde quasi sempre una mancanza di fluidità fasciale, perché la parte lombare è composta da muscoli e fasce che servono per sostenere la colonna. Quando queste fasce vanno in conflitto tra di loro nella mobilità, si possono generare dei dolori senza che ci sia lesione meccanica a livello del disco. Okay. E queste sono quelle che noi definiamo le classiche lombalgie. Ok, immagino un uomo, una donna che sente appunto questo dolore, questo fastidio alla schiena, quindi a questo tratto che hai descritto. Quando dobbiamo renderci conto che è un dolore passeggero, magari abbiamo dormito male la notte, oppure appunto un problema, una posizione tenuta in modo errato per un tot di tempo, e quando invece diventa un problema patologico, cioè insomma qualcosa di più grave per cui dobbiamo andare a riferire ad un professionista? Allora, tendenzialmente tutti quelli che sono dolori ricorrenti meritano l'attenzione di un professionista dedicato, okay, al di là dell'importanza. Nello specifico possiamo differenziare le lombalgie con condizioni molto più importanti, come ad esempio parestesie, cioè alterata sensibilità del tratto, perdita di forza o impotenza funzionale, cioè impossibilità nel muoversi o nell'utilizzare una gamba. Questi sono di solito i tre campanelli d'allarme che richiamano una compressione neurologica molto probabilmente, e in questi casi bisogna subito ricorrere alle competenze di un professionista che ci può aiutare. Ma anche il semplice doloretto, che comunque ci permette di fare le cose con un po' di dolore, ma è sempre ricorrente, anche quello è meritevole di valutazione. Okay. In generale, solo qualche piccolo dolore già diagnosticato e già preso di petto da un professionista può essere trattato dal paziente con degli esercizi o con delle piccole routine quotidiane che possono aiutare. Esatto, e poi ne parleremo, perché è importante anche dare qualche consiglio ai nostri telespettatori. Rispetto appunto alla donna, l'uomo che decide di fare affidamento ad un osteopata, qual è il primo impatto con il professionista? Che cosa avviene per la prima volta? Allora, per la prima volta viene fatta quella che viene considerata la valutazione osteopatica. La valutazione osteopatica prevede appunto una visione a 360 gradi dell'individuo. Già nella zona ricettiva colloquiale viene intrapreso un rapporto per capire quello che è lo stato emotivo del paziente. Non ci sostituiamo ai psicologi, ma si vede quando un paziente tende ad esacerbare i dolori o quando no, e questo è un primo impatto. Dopodiché si parte con la parte pratica. Vengono valutate tutte quelle che sono le mobilità del corpo, si vanno a cercare quelle zone di restrizione che possono creare delle problematiche o nella zona dove si trovano o nei distretti ravvicinati, e da lì vengono effettuati dei vari test specifici che poi piano piano danno un'idea al professionista di quella che è la situazione. Nel nostro centro, oltre a questo, noi utilizziamo anche il sostegno di molte tecnologie che ultimamente ci possono aiutare a oggettivare un dato. Si può utilizzare una pedana baropodometrica che dà l'idea di quello che può essere una condizione di equilibrio generale tra i due arti e come vengono retribuiti i carichi, e altri tipi di macchinari che danno una linea guida su quello che è l'andamento posturale generale del paziente. Questi appunto sono mezzi che aiutano, ma tutto ritorna sempre a un rapporto paziente-operatore, e da lì bisogna comunque poi piano piano entrare in quelle che sono le meccaniche generali della colonna del paziente. In un primo istante si cerca di capire la massima, piano piano poi si scoprono. E è sempre quel discorso di cui parlavamo prima, insomma, l'aspetto olistico dell'osteopatia è anche quello. Una volta appunto capito dove è il problema, immagino che la persona si aspetti un trattamento che ormai
per lo più va e si vede sui social, molto rumoroso. Ora il termine tecnico è meglio che... Trust. Ecco, io avrei detto trust, scrocchiare la schiena. Scrocchiare generalmente, no. Tecniche in trust o in HVLA, cioè bassa ampiezza e alta velocità, sono quelle tecniche che vengono molto pubblicizzate su internet per una facilitazione di impatto all'utente, sì, per dare quella sensazione subito. Diciamo che sono tecniche che in alcune situazioni sono risolutive, perché permettono di arrivare in profondità al problema con tutta una serie di meccanismi neurologici che ci sono alla base, ma non è l'unica tecnica, è una delle tante tecniche. Molto spesso e volte si trova a dover affrontare delle problematiche in cui non è possibile fare il trust, e questo non deve limitare l'osteopata a affrontare la problematica. Si possono utilizzare delle tecniche di articolarità, delle tecniche fasciali, delle tecniche di mobilizzazione leggera, che hanno anche loro una risoluzione abbastanza buona della problematica. È la tempistica, cambia il timing. Logicamente, entrando con una tecnica così importante laddove è permessa, possiamo avere dei risultati a breve termine. Quando invece dobbiamo fare dei lavori un po' più particolari, un po' più articolati, richiederà più sedute probabilmente, ma non esclude il risultato sulla problematica. È molto molto interessante, perché appunto capiamo come non c'è soltanto un aspetto, non c'è soltanto una tecnica nell'osteopatia, ecco, la più famosa appunto perché proprio più instagrammabile, più di impatto potrebbe essere quella, però in realtà quando abbiamo questa lombalgia, quando l'osteopata capisce che l'uomo, la donna, il paziente soffre di lombalgia, in che modo andiamo ad agire a toccare il paziente? Allora, lì va sempre fatta per professionalità un'esclusione di quelle che possono essere le reali cause della problematica. Nel caso in cui noi abbiamo un'ernia, soprattutto un'ernia espulsa, un'ernia migrata che sta comprimendo un nervo e che può creare delle problematiche serie anche a lungo termine al paziente, lì si interviene con lo specialista ortopedico o neurologo di riferimento, che andranno a creare in una prima fase di impatto importante antinfiammatoria, perché molto spesso siamo abituati a vedere dei video in cui ci dicono che sono ernie, ma molto spesso non è così. Quello che potete vedere, che un video vi trasmette, può essere un blocco articolare, può essere un blocco meccanico, che allora le tecniche sono risolutive. Ma se abbiamo, ritornando appunto a prima, quando sì e quando no, dobbiamo renderci conto che se abbiamo perdita di forza, se ho delle claudicazioni importanti sulla gamba, lì non è il caso nemmeno il professionista che entra subito con delle tecniche così invasive. Okay. Questa è una delle prime condizioni per salvaguardare la salute del paziente. Successivamente, escluse tutte quelle che possono essere delle complicanze importanti o patologiche della colonna, l'approccio tendenzialmente in prima fase è quasi sempre fasciale. Noi abbiamo un comparto di rivestimento di tutto quello che è la zona lombare, ma sul corpo in toto, che è la fascia, che sono dei strati collagenici con delle fibrille elastiche che rivestono la muscolatura internamente, esternamente, e la mettono in connessione tra di loro. È come se avessimo sotto la nostra pelle una garza che ci riveste completamente. Questo sistema è molto importante per il mantenimento della postura e per quella che è la dinamica generale del corpo. Noi andiamo ad interagire con quel tipo di struttura, andiamo a fluidificare la fascia, andiamo ad allentare le tensioni fasciali e a liberare le terminazioni nervose che molto spesso sono la causa del dolore, cioè una terminazione nervosa imprigionata a livello della fascia muscolare che crea questa condizione di strain, di stiramento della terminazione nervosa libera e scarica dolore per il paziente. E questo lo facciamo in maniera molto delicata, molto spesso. In alcune situazioni ci sono invece dei punti di restrizione dove chi è andato a un osteopata lo sa, ci sono dei punti fastidiosi che però servono per lo stesso discorso, allentare le tensioni sul punto di dolore. Per allentare le tensioni, un'altra cosa abbastanza di impatto sono questi cerotti che aiutano, i cerotti colorati. Sì, il neurotaping. Anche quelli possono essere d'aiuto in alcune situazioni oppure non è in questo contesto? Allora, diciamo che domanda proprio banale, tradizionalmente l'osteopata lavora con le mani e tutto. Beh, quello no, certo, che è di... Okay. Però, come dicevo anche prima, anche nella valutazione, come facciamo nella nostra struttura,
le novità escono fuori. Il neurotaping ha il suo perché, ha comunque delle componenti che sia da un punto di vista meccanico sia da un punto di vista neurologico sono in grado di rilassare la zona. Quindi sì, alcune volte ha senso mettere un tapping sulla zona di interesse di dolore, perché ha delle ondine elastiche all'interno in cui noi, quando andiamo a strecciare il cerotto e lo andiamo ad applicare, nella fase di restrizione è come se facesse una decompressione costante sul punto. Ok. Può dare quindi un supporto a quello che può essere il discorso manipolativo. Proprio domanda banale da paziente proprio che viene in studio e dice: ma dottore, ho letto su internet che... classiche domande. Invece, a proposito di questa, di questo bisogno di allentare i muscoli di questa zona, tra questi muscoli c'è anche il diaframma. Sì. Ecco, è sconvolgente quanto sia importante in realtà proprio anche per la postura. Diamo per scontato, per chi lo conosce, insomma, che serva per la voce, serve per i cantanti, per gli attori. In realtà forse serve a qualcos'altro anche. Sì, il diaframma diciamo che è uno dei muscoli che viene indicato principalmente nella valutazione osteopatica per la sua importanza che ha, perché oltre appunto ad avere un ruolo fondamentale nella fase respiratoria, svolge 2/3 dell'atto respiratorio con il suo abbassamento, permette l'entrata dell'aria nei polmoni e con la sua risalita elastica permette la fuoriuscita, ma grazie alla sua forma, posizione e rapporti anatomici che ha con le varie muscolature è importantissimo anche per quanto riguarda la meccanica generale della colonna. È un muscolo impari trasverso, cioè attraversa il corpo da davanti a dietro, è composto da 2 cupole che danno la possibilità con alcuni orifizi, con alcuni spazi al passaggio dell'esofago, della vena cava e della aorta, quindi genera rapporti stretti anche con la parte viscerale e con la parte arteriosa venosa del corpo. In più lavora insieme a tutti quelli che sono i muscoli intercostali, tra cui anche la parte superiore come muscoli accessori abbiamo i scaleni, quindi alcune volte se noi abbiamo un diaframma rigido abbiamo un risentimento o sulla zona superiore, sulla cervicale, queste spalle alte e collo retratto, molto spesso sono dato da un lavoro difficoltoso che fa il diaframma per le posture che abbiamo, ma ritornando anche al discorso di prima, anche per uno stato emotivo. Il diaframma è uno di quei muscoli che per primo cambia la sua attività nella fase di esacerbazione stressante, perché il respiro è uno dei primi fattori fisiologici che ci cambia. Quando siamo agitati sentiamo il fiato corto, sentiamo questa risposta a livello dello stomaco come una morsa, e tante volte è il diaframma che tende ad avere una condizione di restrizione e questo genera tutte tensioni sulla zona superiore. Avendo rapporti con la zona viscerale, perché aiuta la peristalsi, la mobilità dell'intestino, se abbiamo un colon irritabile, se abbiamo un colon pigro, la mobilità del diaframma può andare incontro a una restrizione e si instaura un circolo vizioso in cui poi la sua rigidità peggiorerà le condizioni di mobilità viscerale e può dare anche risentimenti sulla parte lombare. Ecco, vedi come tutto è un collegato. Muscolo molto importante. Molto, molto importante e sottovalutatissimo. Sottovalutatissimo perché viene appunto considerato solamente ad appannaggio dei cantanti o come se fosse un muscolo che sta lì, si muove involontariamente e lo percepiamo e basta. Ma appunto per questo è un muscolo che consiglio molto spesso dopo fasi acute di prendere percezione con delle respirazioni, con degli esercizi di respirazione e rendersi conto che tante volte già allentare con degli esercizi respiratori questo muscolo, elasticizzarlo, porta a un benessere generale sulla colonna. Servirebbe molto anche a me in questo appunto la domanda mi sorge spontanea, ma quasi a livello personale, ma sicuramente può essere di interesse a tutti i telespettatori. Abbiamo parlato della lombalgia, abbiamo detto che appunto bisogna rivolgersi a un professionista qualora questo problema sia ripetuto nel tempo, insomma. Sì. Quindi però a livello preventivo si può andare dall'osteopata anche, certo, per proprio fare una valutazione in un momento in cui magari non sembra avere qualche problematica particolare il nostro corpo. Possiamo andare in maniera preventiva? Dobbiamo andare, ecco. Diciamo, l'osteopatia, per quello che è il disegno di legge che si sta svolgendo in questo periodo in cui è stata riconosciuta come professione sanitaria, viene proprio identificata come una professione appunto atta alla prevenzione.
quindi non c'è bisogno di aspettare queste situazioni acute per poter risolvere le problematiche, ma è bene affrontarle da subito. Perché questo? Perché tante volte la vita che noi facciamo è una vita che non ci permette dei tempi in cui noi possiamo dedicarci a delle situazioni che andrebbero mantenute, come l'elasticità muscolare, eccetera. L'osteopatia può trovare molto spazio all'interno di questi stili di vita molto stressati ed aiutare il corpo a prevenire, perché se io affronto una problematica di restrizione, di mancanza di mobilità in un determinato momento, evito che nel tempo possa generare degli adattamenti che possono essere causa di futuri dolori e problematiche importanti sulla colonna. È come se io ho un muscolo stretto, carica sull'articolazione, e un giorno sì, un giorno no, continua questa meccanica, è molto facile che l'articolazione mi andrà in infiammazione, mi creerà delle problematiche. Se noi andiamo invece con delle sedute sistematiche fatte nel tempo a tenere questi comparti elastici insieme inevitabilmente all'attività fisica, ok? Perché il benessere è di ognuno di noi. L'osteopata dà una mano in tutti i sensi, ma l'osteopata può essere appunto una mano in più, è l'attività fisica, è lo stile di vita quotidiano che fa la differenza sui dolori che noi percepiamo e su quello che è poi il benessere generale che andiamo a mantenerci nel tempo. È vero. Quindi grazie dottore Matteo Scura, osteopata all'EMP Center. Quindi grazie, andiamo grazie dall'osteopata anche per soltanto per prevenire, per capire meglio in che modo e in che momento storico del nostro corpo siamo. Quindi è importantissimo per la lombalgia, ma anche per tanto altro. Quindi grazie ancora davvero grazie per mille. Questo approfondimento. Ringrazio anche voi che state scrivendo al 342-627-5717. È arrivato un saluto da Milano. Buongiorno Martina, convalescente dopo un'operazione chirurgica, mi godo un po' di relax in tua compagnia, complimenti a te e al tuo team, siete bravissimi, un saluto da Milano, grazie. Grazie ancora a voi, scrivete al 342-627-5717. Adesso andiamo giusto qualche minuto in pubblicità e poi continuiamo con Metadidattica, a tra poco.